Buonasera amici, sono Femo Blas per gli amici Blasfemo e ritengo opportuno fare questa mia rassegnazione della stampa, perché noi riceviamo quotidianamente un sacco di informazioni, un'informazione diciamo così corretta da qualcuno. Quindi mi sembra necessario che si faccia un'informazione corretta da nessuno, ecco. Speranza e il ministro della salute ha firmato l'intesa europea, saranno acquistati 400 milioni di dosi del vaccino. Acquistiamo così sulla fiducia. Dico, ma è testato? Perché le cose vanno testate. Se no è testate, vediamo a voi in capocci, capocciate, vediamo noi, però, capito? È testato bene? Se è testato bene, allora tu lo fai. Se non testa bene, non te lo fai. È stato semplice. E poi perché si sono comprati 400 milioni di dosi? Noi siamo 60 milioni. Ma quante volte ce lo dovete iniettare questo vaccino? Non sei capito? Ma quante volte ce lo vuoi inoculare? Ministro Speranza, qui ci vanno per davvero le tre virtù teologali, che mi fai venire in mente te. Fede, speranza e carità. A fede ci vuole, perché se tu lo fai ci vuole fede. A speranza che vada tutto bene, e a carità quella di sicuro la famo all'industria del farmaco. No, 400 milioni di dosi, se noi siamo 60 milioni. Vabbè. La prima tranche, ha detto Giuseppe Conte, l'avvocatino, arriverà entro la fine dell'anno. Comunque Conte ha detto, dice, l'Italia è in prima linea nell'approvvigionamento di un vaccino. Oh, finalmente, lo vedi che siamo organizzati? Poi dite sempre che le cose da noi non vanno bene, che siamo disorganizzati, mica come con le mascherine e con i DPI, i cosiddetti DPI. Boh, stavolta sui vaccini siamo i primi e siamo straorganizzati. O vedi tante volte. E non pensa male, non pensa male, perché io sto a fare un'informazione corretta da nessuno. Poi però mi sorge un dubbio, però, sai, mi sorge un dubbio. Dico, il virus è mutante, il virus è nudo, sta mutando, insomma, e si sposta da qui a lì. Noi col vaccino, non spariamo, chi becchiamo? Questo è il problema, no? Però allora dobbiamo stare attenti, quindi nel frattempo dobbiamo stare attenti, che perché c'è sta il focolaio, i nuovi focolai, la seconda onda, ritagliano, se può stare tranquilli un attimo, come manco siamo usciti, già ci metti stanzi addosso, quindi state attenti, c'è il reato di caffè, se tu bevi troppo vicino, il delitto di avvicinamento, e lo spaccio dei baci a braccia. Hai visto qua la mamma che ha baciato il figlio? 400... Non baciate i vostri figli, mandategli un'email. Ma che ve devo dire? Allora, ma stavo a pensare pure un'altra cosa. Ma hai visto che... Però mossa ne riparla. Da ieri è successa qualcosa, quella notizia falsa, come dite voi in Italia, fake news. Grillo, è sparito come le api. Bisogna proteggerlo. A proposito di questa notizia, però, dice che questa agenzia dei viaggi non è molto seria, non è accreditata. Dice che c'è stato un bonus per le vacanze in Venezuela. Lo sai? Sì, c'è stato un fondo di 3 milioni e mezzo per gli hotel a 5 stelle. Te ne voglio andare in Venezuela in un hotel a 5 stelle. Però poi ho detto, pare che questa agenzia dei viaggi non è seria e sia tutta una cosa falsa, insomma, che ha messo in giro Trump, America, dice, boh, non si sa, non so, ho capito. Avete notato però, scusate, passo da Paolo in frasca, avete notato come mo hanno riaperto un pochetto alla vita normale, hanno riaperto le spiagge, sono spariti i vigili urbani, i droni, gli elicotteri, gli aerei, i pattuglie della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, non si vedono più. Ma allora, io non sapevo che c'avevamo tutti questi mezzi, allora tutti questi mezzi ci sono. Allora perché mo non la dobbiamo contro i delinquenti? Facciamo dei bei posti di blocco dai 3 ai 5 della mattina, casomai pure usando l'esercito, perché no, perché i nostri sono forti, per combattere gli spacciatori di droga di ogni nazionalità e di ogni colore, a cominciare da quelli italiani bianchi. Basta, no? Con questi sovranisti del cavolo, che tutta sta gente che ce l'ha sempre con... I bianchi zozzoni pure, questa opposizione che rompe le palle. Adesso, perché non tutti sti mezzi contro la malavita, contro le mafie? Ecco, poi c'è un altro argomento.
che siamo nei guai, non c'è sana lira, non c'è lavoro. Volevano impoverire l'Italia, desertificarla, come dicono quelli che hanno studiato, socialmente, industrialmente, come paese. Dice sì, era una manovra del deep state. O dite voi che avete studiato, come dite in italiano, deep state, cioè o stato profondo. Ma qui di profondo c'è solo il coma, è un coma profondo. Dice, deep state de no antri. Ma quali padroni del vapore? Questi sono i padroni del torpore, che governano per conto terzi. Andiamo su. E poi l'ho detto prima, oggi non si fa la critica al potere, oggi si deve fare la critica all'opposizione, perché in un momento così delicato l'opposizione non deve rompere i coglioni. Oh, in questo momento l'opposizione bisogna fare la critica all'opposizione, è come sparare sulla Croce Rossa, ma bisogna farlo. Ah, devono smettere il cazzaro verde e la gnappetta sovrana, perché si oppongono poco. Ancora di meno, devono fare poco, 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 quasi niente. Ecco, mo ce l'hanno cavata la seta. Perché? Con i cinesi la via della seta. I cinesi, diciamo, a noi ci aiutano, comprano tutto. Dice, ma se comprano le barche? Ma dice, no, se comprano, che se comprano i cantieri navali? No, se comprano proprio tutto il porto. Se comprano tutto il porto di Trieste, tutto il porto di Taranto, con tutte le fregate. Pensa, qui c'è gente che per una fregata perde la testa. Figurati se c'hai un porto pieno di fregate. Allora, io la via della seta, a dire la verità, a me non è che sarò un sognatore. Io preferivo la via lattea. Mi viene in mente Poppea, il seno materno. Perché poi la via lattea, il latte dà. La seta, la via della seta, pia, pia e basta. Vabbè, mo ci sono gli stati generali a Villa Pamphilj. Era meglio se facevano i mercati generali, perché guarda che a caricare e scaricare le cassette si imparano un sacco di cose molto di più e si fa meno danno. Vabbè, 10 giorni di incontri a spese nostre a Palazzo del Respiro. È arrivata la gnappetta van der Leyen, tutti i rinfreschi, auto blu, colau meravigliao, è arrivato pure le palle mosce lì, Gentiloni che penso che l'Europa possa all'Italia accedere ai e poi si spegne. Allora, prima abbiamo fatto Innova Italia, poi abbiamo fatto Salva Italia, Cura Italia, alla fine faremo Povera Italia. 10 giorni di incontri e di chiacchiere, dopo tutti quei discorsi, Palazzo del Respiro si è trasformato in una scoreggia. Beh, con questa aria profumata vi saluto e vi ringrazio. Alla prossima rassegnazione della stampa. Ciao a tutti.